E ciao a tutti ragazzi, qui Endergar che parla e bentornati in questo nuovissimo video dove siamo su Minecraft. Siamo su Minecraft, ragazzi, siamo tornati. Come sapete, ho avuto numerosi problemi con questo gioco dello scavare. Però, vabbè, non... Oh, scusa, no, non volevo toglierlo. Però vabbè, ripeto, non era colpa mia, purtroppo il gioco si buggava e non mi registrava. Giusto, meglio mi registrava solo un frame in tutta, e non sto scherzando, un frame in tutta la registrazione, che non mi sembra il massimo. Ma siamo tornati su Minecraft con le shaders, con meno cibo che mai, e quindi sto morendo. Mi serve cibo, ho veramente uno stretto bisogno di cibo, ma vedo che le coltivazioni qua non vanno avanti bene. Quindi potrebbe essere forse un'idea togliere un po' d'erba per ottenere un po' di semi e andare quindi avanti piantando un po' per l'appunto. Servirà avere una nostra coltivazione e possiamo tornarci a casuccia. Quest'oggi vorrei impegnarmi un attimo di più nell'arredamento di quest'ultima, perché come vi avevo detto l'ultima volta, sì, insomma, non è che l'avessi arredata proprio bene, lo avete visto anche voi, era un arredamento abbastanza base. Quindi dovremmo andare un po' in giro, un po' a cercare... Come si dice, i materiali, perché ho visto che tipo per alcune cose serve lana, roba così, mi sarà più esplorativo. Ho fatto una sessione in miniera, che era quella che avevo registrato, che poi non è più uscita, va bene, nel senso non è che abbia fatto grandi cose, ho trovato alcuni minerali e mi sono fatto qualche piccone, qualcosa abbastanza buono. Nulla di che, qual è quello in ferro? Vediamo se ce l'ho qui, no, forse, ah sì, è questo qua, eccolo. Allora, possiamo depositare in questa cassa parte per l'appunto di ciò che ho trovato, come l'arboscello, le corde, l'occhio e già non ho praticamente più spazio. Ottimo, beh, magari un po' di pietrisco lo possiamo anche mettere. No, ah no, adesso è minerali di ferro. E tu devi andare a scaldare allora. Allora, io direi di iniziare con il piano cucina, possiamo dire. Allora, dove lo facciamo? Io lo farei qua, magari poi spostiamo il letto, perché è la zona dove c'è più spazio e di conseguenza è la più adatta, secondo me. Quindi togliamo tutti questi materiali. Io direi di togliere per ora anche questa sedia e qua ci prepareremo. Dunque, il mio ferro come sta messo? Vabbè, dai, io nel mentre ho un po' di legno rimasto. No, sì, ho le assi, va bene. Mi va bene, anche quello effettivamente è un po' un problema. Nel deserto sì, è un po' un casino ogni volta con i minerali, le risorse. No, non tanto i minerali, i materiali soprattutto. Ma a noi va bene per ora. Allora, ampliamo la nostra cassa. Che ovviamente adesso non si apre più perché c'è la fornace. Quindi se, per favore, vai, senti, la smontiamo. La smontiamo così e prendiamo tutto. Ce la mettiamo qui in parte. Sì, una bella torcia, ottimo. Per scaldare il cibo mi sembra ottimo, soprattutto anche per i minerali. Mettine abbastanza. Ok, ora qui cosa ci mettiamo? Ci mettiamo magari gli scalini, granito, via la polvere, la diorite, il grano, le frecce. Ah no, senti, frecce arco però. Guarda che tanto si sta distruggendo, quindi potremmo anche non usarlo per ora. Vabbè, magari il banco da lavoro ce lo teniamo, dai. Facciamo così, io direi. Ok, allora, questo magari il banco da lavoro, la workbench, ce la mettiamo qui. Però per coltivare ci serve un po' di terreno che mi sono dimenticato di prendere. Quindi corriamo a prendere un po' di terra. Sapete cosa? Io questo lo posso mettere nella mano secondaria in maniera che ogni volta. Ma la rotellina ho. Ok. Non è proprio bellissimo com'è che si va a mettere perché sembra più sabbia che terra. Guarda, qua ce n'è.
Se non un altro po'. Ok, magari possiamo anche un attimo prolungarla qua che lo spazio c'è, così da ottimizzare il più possibile il terreno, ma soprattutto l'acqua. Ho preso un bel po', di terra, quindi voglio dire, dovrebbe più che bastarci. L'acqua c'è un bel range, quindi posso anche farlo un po' più interno. Vabbè, ovviamente non ho abbastanza semi per coltivare il tutto, ma comunque direi che ci andrà più che bene. Così, ok. E questi poi cresceranno e fatti loro. Ora, sarebbe da fare un attimo una lista di tutto ciò che ci serve. Io non ho proprio fogli di carta qui. Che cosa ho visto per un attimo? Abbiamo i banchi da cucina, ci servono molti tronchi, anche quelli scortecciati, quindi dovremmo prendere tanti di quelli. Granito levigato, vabbè, questi sono scrivanie e tavoli, vabbè, però li saltiamo. Calcestruzzo bianco, ok, dovrebbe essere una cosa fattibile il calcestruzzo. Quindi principalmente legni di vari tipi, calcestruzzo, cassetto, sempre calcestruzzo. Ah, la terracotta, però questa non ce l'ho io. Si può fare magari anche di legno, vedo, non è che sia proprio il massimo. Insieme alla terracotta e i coloranti, ecco, questo sarà più un problema, vabbè, al massimo. Cioè, mettere anche delle ceste per quello, non è che ci interessi tanto. Più avanti poi magari le sostituiamo. Delle persiane anche sono carine. Oh, man. Ok, ragazzi, quelle non mi piacciono affatto. Quelli non solo non mi piacciono, mi puzzano proprio di rabbia e rancore. Cosa sto facendo? Ah, mi sto facendo prendere dal panico. Dammi. Madonna, non mi ricordo come si fa. Dammene boh 23 a caso. Voglio lo scudo, lo scudo. E scudo sia. Oh, questa è protezione. Ragazzi, siamo pronti forse per la guerra. Io mi sa che però col ferro principalmente ci farò l'armatura, sapete? Sì, perché non ho armatura. Ok, ci facciamo l'armatura. Per prepararci, possiamo dire, a questa battaglia, perché probabilmente stiamo per fare una battaglia contro questi maledetti pillager. Maledetti. Devono venire proprio adesso. Va bene, ce li mettiamo subito, e signori, siamo pronti alla battaglia contro i pillager. Lezzissimi, assurdissimi. Vedo che sono solo due. Ok, quindi probabilmente niente, sono piccoli ricognitori che non dovevano però venire qua e verranno quindi respinti tantissimo. Preso. Attenzione, giocatore di FPS, uno dei migliori al mondo, non è vero? Si protegge. Itta! Attenzione, para tutti i colpi. Aia, non è vero, non ne para più. Attenzione, lo dribbla, lo itta. Ed è morto. Fortissimo. E Regensi con una grande scorta di tronchi e altre cose particolari. Ce l'abbiamo fatta tornare con anche della sabbia. Quindi in teoria possibile calcestruzzo. No, vabbè, giustamente, vabbè, devo fare ancora il colorante, vero? Non ho trovato quello per farlo. Ma quello ci penso dopo. Andiamo con i nostri bei mobili. Allora, già qualcuno vedo che si può fare. Ma mi sa che quello da caccia. Ah, ma ognuno ha la sua versione scortecciata. Che è più bella. Che è più bella. E io ne faccio solo una perché 8 mi bastano e mi avanzano. Quindi per ora ne facciamo solo una. Casse da imballaggio e cose molto peculiari. Qua, il cassetto della cucina. Mi hanno mormorato alle spalle. Buongiorno, buondì! Ma cosa le fa venire in questo posto? Signor, non è che io abbia molto per lei. Ho un diamante, vabbè.
sì, ma cosa vuole da me? E noi siamo di nuovo qui, pronti, pronti. Allora, mostriamo solo quello che possiamo fare al momento. Il bancone da cucina lo abbiamo già preparato e qui è molto bello, devo essere sincera, è molto bello. Ne fa quattro alla volta, per ora io lo ne faccio quattro. E da caccia ovviamente ce ne faccio un paio. Ma ragazzi, io queste le faccio, dai. Non so perché, vabbè, dai, facciamocene per ora solo quattro. A questo punto, visto che queste sono le realizzabili per ora, potremmo magari farci... No, il tavolo a caffè no. Io farei sedia normale. Questissima, va benissimo. Tavolo da caccia scortecciato. E ne mettiamo quattro. Ok, ragazzi. Saliamo su e arriviamo. Capiamo come arredare. Questo, ahimè, lo dobbiamo togliere. Magari usiamo una roba... Cos'è una roba da buttare, dai? Togliamo tutte queste cose, che tanto sono inutili, su. Ho fatto due tavolini, vabbè. L'avevo detto che avevo arredato a caso proprio perché dovevo fare veloce. Bon, adesso. Metterò. Mamma mia, che casino con l'inventario. Adesso lo vado subito a ripulire. Ragazzi, l'avevo fatta grigio chiaro, ma grigio chiaro non gli andava bene. Per cui ho fatto direttamente bianco e vabbè, non so, un grigio chiaro non esiste evidentemente. Ma adesso abbiamo anche quella blanca. Comunque potremmo fare molte cose carine. A partire da questo lavello. Ora, dove sta? Ah, forse non ho preso la caccia. Vediamo. Sì, non ho preso la caccia. Alright, ci siamo ragazzi, ci siamo. Abbiamo anche il nostro lavello, tra l'altro ne da due, quindi potremmo anche metterne due volendo. E mettiamo anche il frigo. Ok, abbiamo tutto. Abbiamo veramente tutto stavolta, in teoria. Creiamo il nostro angolo cugina. Ok, poi, ok, abbiamo fatto questa prima parte. Allora, occupiamoci poi. Tanto alla fine, ragazzi, sarà il letto, poi ci sarà il tavolino, non è che ci sarà altro. Sta cadendo la telecamera all'indietro. Ok, bene. E faremo magari un tavolino così. Ma sì, ci piace, certo che ci piace. Mettiamo magari le sedie, tipo una qui, una qui. Qui una, no, due qui. Questo in realtà si può utilizzare tranquillamente poi per metterci il cibo, quindi ci va più che bene. E vabbè, queste sarebbe poi magari le mettiamo to così qua. Che ci stanno sempre bene. Almeno secondo me. Ci sono i cassetti poi della cucina, io li metterei qua in alto, ragazzuoli. Qua in alto così e se posso, cosa che non credo me lo faccio fare, si può fare, ci piace allora, ci piace. Beh, poi metteremo magari qualcos'altro, mettiamo una torcina qua per ora e basta. Poi ripeto, magari ci mettiamo qualcos'altro. Ed è fatto così, ragazzi, la cucina ci ho messo veramente un sacco per fare questa cosa. Devo ammettere però è uscita veramente bene. E niente, per questo video è tutto. Da qui Undercard è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Lasciate like, iscrivetevi, condividete e spero che vi sia piaciuto questo Minecraft. Prossima volta finiamo gli arredi, tanto non c'è molto e vediamo poi che altro fare. Ciao!